Oh, sorry, ho un nome, come fa voi? Subito, prima mi disca l'altro, se no poi non c'è. Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul campionato allievi, allievi provinciali, Borgo Clecanico Melitese Bianco. Passo a leggere le formazioni che sono già in campo agli ordini del signor Antonio Abramo della sezione di Reggio Calabria. Il Borgo con Iordache, Verducci, Marrari, Borruto, Toscano, Candido, Lucera, Monterosso, Palamara, Filippone e Romeo. Il Bianco per Medici, Spadolisano, Monteleone, Alessandro Barbaro, La Scala, Nicita, Pezzano, Ferraro, Mollica e Pezzano II. I padroni di casa del Borgo Clecanico si schierano alla destra dei nostri teleschermi, casacca bianca, pantaloncini neri, mentre il Bianco, casacca e pantaloncini azzurri o blu, alla sinistra dei nostri teleschermi. Attaccano i padroni di casa, libera la difesa, palla che staziona nei pressi del centrocampo, viaggia tutto di prima. Piove al Maro Simone, altro nome dello stadio. Siamo ormai nella stagione autunnale, la stagione delle piogge. Il modulo tattico è il 4-4-2, che però può diventare 4-3-3 o 3-5-2, perfino 4-3-2-1 o 4-3-1-2 e altri moduli a seconda delle esigenze degli allenatori. Inizialmente si catapultano tutti in avanti alla ricerca del corridoio giusto, del pertugio giusto per capire il punto debole della difesa avversaria e fiondare a rete. Il pallone viaggia in velocità perché comunque la pioggia non consente certamente di esibirsi in virtuosismi
parte un cross, attenzione, tiro e la palla sfiora il montante alla destra, grossa occasione per i padroni di casa che hanno avuto la palla gol per portarsi in vantaggio dopo 3 minuti di gioco nell'arco della prima gara, della prima frazione di gioco. Ancora altra occasione, cross al centro, tiro in rete, stavolta non sbaglia, deve solo appoggiare di piatto col piattone in fondo al sacco, tutto regolare, cross dal fondo e non ha dovuto fare altro il numero 68, dovrebbe essere Monterrosso, un déjà vu, bomber di rinomata fama che già negli anni precedenti, anche nelle diverse selezioni, ha dimostrato di avere i numeri giusti al punto giusto, fra le altre cose figlio d'arte, quel Vincenzo Monterrosso che ha militato nelle squadre di Melito, nella Fossatese, nel Masella e via discorrendo. Vediamo ora quale sarà la risposta degli ospiti che sono sotto di una rete a zero. La reazione è tutta in questa rimessa laterale all'altezza della tre quarti, mentre mister Pasquale Menniti impartisce le ultime disposizioni tecnico-tattiche. Si avventura in un dribbling, va tutto bene, ma perde palla, attenzione, libera la difesa, ci mette una pezza, è il caso di dirlo, Bianco in avanti, la palla sfila a bordo campo, nulla di fatto, sempre 1-0 a favore dei padroni di casa, l'unica rete dell'incontro è stata messa a segno da Monterrosso su azione manovrata da due passi a porta vuota, non ha dovuto fare altro che appoggiare di piatto un piattone che non ha concesso scampo all'uomo ragno bianchese o bianchino. Palla in fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo. In possesso di palla ricordare che il fallo però è su Romeo, punizione già sanzionata dal direttore di gara, il signor Antonio Abramo della sezione di Reggio Calabria, a favore della formazione locale che è già in vantaggio, un gol lampo. E arriva il secondo gol dopo che il portiere non è riuscito a trattenere la punizione. Andiamo a vedere il numero della maglietta. Esulta, rivolto alla panchina e anche agli ultras e contras. I numeri sono all'inglese, quindi dobbiamo un attimino individuare. Manuel,
purtroppo questo numero non è all'inglese. Dovrebbe essere Nucera Giuseppe. Ce ne sono due che si chiamano Giuseppe Nucera, uno 2004 e uno 2003. Un orologio bruno. Calcio d'angolo sprecato, 9 minuti, 2-0. Assegniamo il gol a Nucera Giuseppe. All'ottavo del primo tempo, mentre il primo, quello di Monterosso, al terzo sempre del primo tempo, siamo 2-0. La reazione degli ospiti fino a questo momento è stata così così, un po' debole, un po' evanescente. Ma c'è tutto il tempo per accorciare e rimediare, magari con un pareggio. Attenzione! Cerca di portare la minaccia alla Scala, ancora lui lascia l'incarico di effettuare la rimessa laterale nei pressi del cerchio del centrocampo a Medici. Palla in avanti, ha già intercettato il centrocampo locale. Cerca di andarsene Nucera, c'è un cross verso il fondo, esce il portiere, porta sguarnita, ma non inquadra i pali della porta difesa da Perre. Perre uno dei due, diciamo Perre primo, mentre Perre secondo sarebbe in panchina. È in panchina. Abbranca Perre, muove di qualche passo, di collo piede, cerca di spedire il pallone in avanti, ma proprio sulla testa di un avversario. Nucera. Palla in fallo, anzi in corner, c'è un corner a favore del bianco e questa è l'unica vera, tra virgolette, occasione degna di rilievo per gli ospiti, che hanno la possibilità di accorciare le distanze. Andiamo a vedere come finisce questo calcio d'angolo, grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross. Respinge la difesa, ma l'arbitro era lì a due passi. E che cosa fa l'arbitro? Indica addirittura il dischetto del rigore. Francamente anche gli spettatori sono basiti. Comunque, sulla linea di battuta c'è Medici. Fischio arbitrale, tiro, rete. E siamo sul 2-1. Esultano giustamente i giocatori ospiti. Hanno accorciato le distanze e ora hanno la possibilità di agguantare il pareggio. E l'autore del gol è Spadoli Saro, però
e non medici. Tutto questo dopo 13 minuti nel primo tempo. Il risultato è cambiato al Maro Simone, Borgo Melitese, Borgo Grecanico Melitese 2, Bianco 1. Si stanno allenando a bordo campo i giocatori, ma l'arbitro chiede ai dirigenti di spostarsi da un'altra parte. Può riprendere il gioco. 14 minuti e 20 secondi nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo nell'ambito del campionato provinciale allievi. Borgo Grecanico Melitese 2, Bianco 1. Il match si è riacceso dopo il rigore concesso, non possiamo dire perché francamente non l'abbiamo visto, non l'abbiamo seguito, ci ha preso un po' alla sprovvista, ma anche gli spettatori sono rimasti trasecolati. Una trattenuta, forse una spinta, forse un tocco di mano malizioso. Sta di fatto che il calcio di rigore è stato trasformato da Spatolisano. Siamo ora sul 2-1, al terzo Monterosso, all'ottavo Nucera e al tredicesimo Spatolisano. 2-1 dunque. Intanto c'è un cambio nelle file locali. Abbandona il terreno di gioco Monterosso, l'autore del gol. Problemi muscolari, una contrattura, riteniamo che non si tratti di strappo, ma ci può stare una contrattura, uno stiramento. Ripartenza bianchina, palla che penetra in profondità, attacca, cross al centro, svanisce la possibilità di andare sul 3-1, ma insiste nell'azione offensiva la squadra di casa. In fase difensiva Ferraro, lascia l'incarico alla Scala al compagno di linea. I passaggi sia da una parte che dall'altra non sono proprio precisi, ma bisogna considerare che si sta giocando sotto una pioggia battente. Tutto di prima, palla in profondità, zona tiro, non intuisce la triangolazione, svanisce. Attenzione, una rovesciata
a girata. Che non riesce a inquadrare lo specchio della porta, svanisce l'opportunità per la formazione di casa di mister Pasquale Menniti, che conduce sempre 2-1, tanto c'è un fischio arbitrale. No, non vogliamo mettere difetti all'arbitro, per carità, anzi abbiamo sempre sostenuto che gli arbitri vadano lasciati sereni per poter dirigere con una quantità di errori minimi. Non hanno il collaboratore di linea, guardalinee o segnalinee. E quindi devono fare tutto da sé. Rimessa laterale per gli ospiti. Si incarica la scala, che lascia a Medici. C'è uno sbarione difensivo. Come questo. In qualche modo rimediano i difensori di casa. Si avventura in un dribbling e va bene, perché appare ora più determinata la formazione ospite, che mira al pareggio logicamente. Si aiuta come può, in questo caso sotto gli occhi dell'arbitro, appostato nei pressi del cerchio del centrocampo. Assegna un calcio piazzato alla formazione di casa. 20 minuti e 30 secondi, sempre 2-1. La diagonale che non si chiude, rimedia in qualche modo Ricordari. Si proietta in avanti la formazione ospite, ma si espone ai contropiedi micidiali dai padroni di casa, uno dei quali non ha avuto l'esito sperato. È uscito il portiere come un kamikaze ed è riuscito a impadronirsi della sfera sull'accorrere di due attaccanti. L'uscita di Monterrosso comunque si fa sentire, perché lo sgusciante attaccante di casa, oltre ad aver segnato un gol, si era reso pericoloso in due circostanze. Dialogo tra sordi e muti, palla in palo laterale, Medici. Ancora Medici. Ventidue minuti e 20 secondi, sempre 2-1 a favore dei padroni di casa. C'è un lancio in profondità, accorre Toscano, il pallone ha superato la linea di fondo, pretendeva la concessione del calcio d'angolo, non è dello stesso avviso il signor Abramo. Il gioco riprenderà con una semplice rimessa dal fondo campo a favore della formazione ospite. 22-50, 2-1. Apre la danza a Monterrosso, raddoppia Nucera, accorcia Spadolisano.
su calcio di rigore. Gli ospiti comunque ci credono e tentano, appena hanno la possibilità, di pervenire al pareggio. Siamo sul 2-1. Attenzione, un bellissimo lancio in profondità. Sembrava che potesse raggiungere quel pallone, ma la sfera è scivolata a bordo campo. Rimessa già battuta. Bruno di casa che manovrano con il solito ricordari. E ancora lui si incarica di questa rimessa laterale. Mette in fallo laterale il capitano Marrari. Si incarica Medici. Ancora Medici, il suo lancio in profondità, un colpo di testa da parte di un difensore. La ripartenza, ma il pallone no, è ancora buono. Allunga, porta sguarnita, sfiora Licordari, in qualche modo rimedia Marrari, ma il pallone ha superato la linea laterale destra del campo. Accorre l'onnipresente Medici, finto terzino, una mossa tattica per ingannare il trainer Minniti. Fino a questo momento arriva l'arbitro. Un rimbrottino. Si impenna il pallone, arriva dalle parti di Filippone. Si smarca e riceve Filippone, mette il pallone a terra, cincischia. Pallone in fallo laterale, gli ospiti tenteranno una sortita sugli sviluppi di questa ripartenza, ma non è così. La rimessa stavolta è per i padroni di casa. Cambio. Questi cambi significa che l'ABC non è stato assimilato. La rimessa è per gli ospiti, già effettuata. Si ostacola la vicenda, ripartenza, Licordari. Pretendeva la concessione della rimessa laterale l'attaccante locale. Si tratta di Candido. Non è dello stesso avviso l'arbitro. Ripartenza.
palla in profondità, fuori gioco, ma la palla aveva toccato terra davanti al portiere, aveva acquistato velocità praticamente imprendibile nemmeno con il turbo di Usain Bolt. Non riesce a raggiungere Licordari, pallone sfila a bordo campo, rimessa laterale che è il solito. Medici cerca di capitalizzare, palla in zona morta, ripartenza ospite, pavore restituito a breve giro di posta, ma c'è un alto tasso, un'alta percentuale di palloni sprecati in malo modo, non basta il capro espiatorio della pioggia battente. Palla avanti e pedalare, solo questo si vede. Fino a questo momento il risultato però arride ai colori di casa, siamo sul 2-1. Apre Monterosso, raddoppia Nucera, accorcia Spadolisano sul calcio di rigore. Ricordari accelera Candido, fa fuori un avversario, fa fuori anche un secondo, palla porta sguarnita, tiro, rete, ma tutto vanificato perché l'arbitro non concede la rete. Bellissima azione di Candido che ha fatto fuori un paio di avversari, il suo cross al centro aria e il gol che però non è stato convalidato perché a parere dell'arbitro il pallone aveva superato la linea di fondo. Cerca di andarsene Ferraro, viene affrontato da un avversario che gli rovina addosso, non si è aperto l'airbag e i cilindretti non hanno funzionato. 31 minuti nel primo tempo, sempre 2-1, attacca il bianco con questo cross in aria, respinge la difesa, palla che si avvia verso la linea laterale sinistra del campo. Intanto l'addetto ai lavori accende i fari. Candido accelera, Candido entra in area, cerca di liberarsi del suo diretto avversario che in qualche modo rimedia mettendo il pallone in fallo laterale. Ancora Candido, va al tiro centrale, para in due tempi Perre, poi di collo piede spedisce il pallone verso Nicita Pezzano Ferraro Mollica e l'altro Pezzano. Il lancio di Marrari, la comoda presa da parte di Perre. Ancora in avanti, rimedia in qualche modo la difesa bianchina o bianchese. Attenzione, ma non siamo pienamente convinti che fosse in fuorigioco.
questa è la nostra opinione, ovviamente l'arbitro è dentro il campo ed è meglio piazzato di noi. Manovra Romeo, ancora Romeo sulla palla, cercava di guadagnare qualche centimetro, ma l'arbitro lo ha pizzicato con le mani sulla marmellata. Tiro che rimbalza davanti al portiere in qualche modo, per mette in calcio d'angolo. Gabriele Candido, illusione ottica del gol, c'è stata una deviazione a parere dell'arbitro nel portiere e anche stavolta non è che siamo molto convinti. Grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross, arrivano le torri, i saltatori di casa. Ricordari mette a terra, dialoga con Romeo, ancora Ricordari, capitan Marrari, ancora più indietro verso rimessa laterale già battuta, arriva una seconda, il pallone intanto finisce nel sottostante vallone o torrente, se non fiumarella, del Maro Simone, che dà il nome alla contrada e qualche volta anche allo stesso stadio, intitolato però al presidente della Nuova Merito scomparso, Saverio Spinella. Vai col liscio, cerca di andarsene invocava la concessione del fallo laterale, non è dello stesso avviso l'imperturbabile, imperterrito arbitro. Ferma Romeo, ma insiste Mollica. Palla in profondità, deve uscire, attenzione, porta sguarnita, rete. Papera, possiamo definirla tale. Del portiere ospite, con questa pioggia il pallone diventa viscido ed incontrollabile. Filippone si è trovato su un piatto d'argento, un comodo pallone per scaraventarlo in fondo al sacco. Tutto questo dopo 37 minuti di gioco nel primo tempo. Il risultato è cambiato nuovamente al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, ora siamo sul 3-1, ma c'è voluta uno svarione difensivo stavolta del portiere. A parziale giustificazione, il pallone è reso viscido dalla pioggia,
che non ha consentito all'estremo difensore. C'è un altro tiro, attenzione, sfiora il montante, fa quasi la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo, tutto questo dopo 38 minuti e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Siamo sul 3-1 a favore del Borgo Grecanico Melitese nei confronti del Bianco nel campionato allievi, campionato provinciale allievi. Aveva operato un bel lancio la Scala in direzione di Mollica e Pezzano. Il gioco è fermo, c'è sempre un calcio piazzato a favore della formazione locale. 39 minuti nel primo tempo, un tiro direttamente in porta, colpisce l'incrocio dei pali e poi non riesce a ribattere una punizione da distanza stratosferica. Sarebbe stato un gol storico da centrocampo quasi, che ha colpito la traversa. Borgo Grecanico vicinissimo al poker. Romeo, vai, vai, vai. Nuovo contropiede, Romeo fa fuori un paio di avversari, intanto c'è un fischio arbitrale. 40° del primo tempo, 3-1 per il Borgo Grecanico Melitese. Al terzo Monterrosso, all'ottavo Giuseppe Nucera, al 37° Filippone ha accorciato le distanze su calcio di rigore Spadolisano al 13°. Dobbiamo pur dire che il Bianco stia disputando una bella partita, molto valida sul piano agonistico e anche tattico. Contropiede, si arrabbia di brutto perché non ha ricevuto un pallone, era completamente solo sulla fascia, il solito Medici. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco. I minuti qui sono 40 per tempo. Il risultato 3-1, vi abbiamo già detto, trito e ritrito al terzo Monterrosso, all'ottavo Nucera Giuseppe, al 13° accorcia Spadolisano. Terza rete ad opera di Filippone, ha diretto il signor Antonio Abramo di Reggio Calabria. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per la telecronaca del secondo tempo.